La proposta di legge permette di aprire un grande argomento che coinvolge tanti altri aspetti, a cominciare, come dicevo prima, dall'inverno demografico alla qualità del diritto allo studio, dalla possibilità di tornare a fare comunità intorno proprio al concetto delle scuole, fino ad arrivare ovviamente a una percezione che è quella di un'applicazione di una norma fondamentale della Costituzione, che ancora non è così, come ricordava proprio il professor Cassesi in un ultimo suo recente intervento. Il bonus vuole in qualche modo collegare vie più le famiglie con le scuole paritarie, con invece il potere istituzionale della regione e quindi con l'ordinamento pubblico, in modo tale che costituiscono tutti insieme quello che viene ormai chiamati poteri integrati su scale diverse. La legge già per le scuole paritarie l'abbiamo e l'abbiamo dal 62-2000, grazie a Berlinguer. Questa apertura che ha fatto la Regione Marche, che ha avuto il coraggio di fare, è per le famiglie, per la libertà di scelta delle famiglie, non è per le scuole paritarie stesse, o fine a se stesse. Infatti anche per quanto riguarda la contribuzione, io non sono per la contribuzione proprio alle scuole paritarie, è la famiglia che ha la libertà di scelta. Noi facciamo risparmiare il sistema, il Ministero dell'Istruzione facciamo risparmiare, come dicevo prima, perché un costo medio per alunno è di 8.000 euro. Quindi noi facciamo sicuramente risparmiare lo Stato. Il favorire che il più possibile le famiglie possano essere sostenute nella possibilità di poter accedere a un'istruzione legata a delle scuole paritarie, e sono scuole che purtroppo a volte vengono considerate anche costose, quando in realtà poi non neanche lo sono, forse alcune famiglie non si avvicinano, ma soprattutto essendo paritarie, a mio avviso un cittadino dovrebbe avere la possibilità di accedervi liberamente, gratuitamente, perché il servizio svolto a livello nazionale e quindi anche locale è preziosissimo. Il raggiunto è che ci dà la possibilità a far sì che le famiglie possano avere qualcosa, in modo che non arrivano a noi questi soldi, ma arrivano a loro. E sentire queste famiglie che ci dicono non siamo possibili, cioè non possiamo noi venire in questa scuola perché non abbiamo la possibilità, questo che ci fa tanto, tanto dolore. Invece se lo Stato, adesso in questo caso la Regione, dà dei contributi a loro, allora manterremo queste scuole, altrimenti molte già sono state chiuse e chiuderanno ancora.